Quando ero sull'aereo mentre venivo qui, ho acceso il computer e ho iniziato a leggere le mail che le ho inviato. Diciamo 30 o forse di più nel corso della nostra relazione. E non parlo di brevi messaggi, parlo di lunghe, appassionate lettere d'amore in cui cerco disperatamente di essere romantico e poetico. Comunque, per quanto imbarazzanti possano essere, sono anche le cose migliori che abbia mai scritto, perché rivelano un realismo così ingenuo e sincero, e capisco che la nostra è una delle più grandi storie d'amore mai raccontate. L'ho scritta io. Me ne stavo lì seduto a leggere le mail quando arriva una turbolenza e mi prende un attacco di panico pazzesco, così come non ne ho mai avuti. E allora penso che mi succeda, perché non credo che potrò provare ancora qualcosa di simile per un'altra donna. Non accadrà più. Senti, in tutta la mia vita io non ho mai ricevuto niente che somiglia alle lettere che hai scritto. E nemmeno le ho scritte. Sei fortunato. Non lo sei, perché tutto questo ce l'hai dentro. Non ha niente a che fare con la ragazza. Ma tu lo sai già. Devo sembrarti molto giovane, vero? Sì, va a farti fottere, bello. Andiamo, io non volevo dire che tu... Lo so cosa volevi dire. Sai, spesso mi vanto di saper ascoltare la gente, ma ogni volta che ho davanti una persona nuova, sono sempre io a parlare. Che significa? Forse non sei così bravo ad ascoltare. Dicevo, forse non sei così bravo ad ascoltare. No, non è questo. Io so ascoltare.